Non c'è pace per i forestali della comunità montana dell'Ufita. 9 lavoratori portatori di handicap sono a rischio licenziamento in quanto non idonei a svolgere mansione idraulico forestale. Non bastavano i 18 mesi di arretrati, nei giorni scorsi hanno finalmente ricevuto l'anticipazione di almeno un altro mese. Adesso questa nuova tegola per alcuni di loro. In seguito ad un ricorso avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, l'organo di vigilanza ha rettificato il giudizio impugnato dichiarando gli operai non idonei alla mansione idraulico forestale e consigliando per 5 di loro un'attività sedentaria quale magazziniere, guardiania, supporto amministrativo. Nella pianta organica dell'ente però non solo non vi è più spazio per tali figure, tra l'altro la guardiania è di competenza del Corpo Forestale dello Stato, ma si pone anche il problema del blocco delle assunzioni per il patto di stabilità. Infatti il contratto collettivo della forestazione è alquanto arcaico e non prevede un'equiparazione tra operai ed impiegati, dunque per spostare i lavoratori bisognerebbe comunque licenziarli e poi riassumerli con diverso inquadramento. La giunta della comunità montana dell'Ufita si è già espressa dando indirizzi agli uffici di valutare la situazione caso per caso rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o la destinazione ad altri incarichi. Si tratta di operai assunti a tempo indeterminato, alcuni di loro lavorano alla comunità montana da 30 anni già con un'idoneità parziale. Una situazione davvero spinosa se non drammatica che il presidente Carmine Famiglietti ha deciso di affrontare direttamente con loro, convocandoli questa mattina presso la sede arianese. Agiremo come sempre con senso di responsabilità, cercando ogni soluzione. Si tratta di padri di famiglia, spiega Famiglietti. La nostra politica è quella di assumere, non di licenziare, tant'è che abbiamo recentemente assunto gli OTD. Vi sono però prescrizioni di legge che dobbiamo rispettare. Per i 4 dichiarati dal medico competente inidonei si deve necessariamente procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, avranno però diritto ad una pensione di inabilità equivalente allo stipendio percepito attualmente. Per gli altri 5 si sta cercando una soluzione di buonsenso, affidando loro mansioni più leggere, impegnandoli ad esempio in un vivaio di supporto presso la struttura del Casone, già centro fieristico. 3 di loro hanno accettato di buon grado la soluzione, altri 2 hanno preso un po' di tempo per decidere se accettare o orientarsi verso il pensionamento per inabilità.